Io sono fiera e voglio che questa è stata la sua casa, la sua scuola. Matteo qui ha trovato tantissimi amici e niente, lui qui è stato felice. Amore, senso di comunità, amicizia, sono infinite le letture dell'intitolazione della scuola elementare di Marliana a Matteo Vitelli. Non un politico, uno scienziato, un personaggio per qualche merito famoso, ma un ragazzo diversamente abile, che nei suoi pochi anni di vita ha portato nei cuori e nelle vite di chi lo ha incrociato gioia. Lo testimoniano le parole di mamma Tiziana, che con bambo Renzo ha presenziato alla dedicazione della scuola al loro Matteo. La sua scomparsa, per un malore improvviso, sconvolse la comunità di Panicaglio, la frazione dove viveva la famiglia, e di tutta la scuola di Marliana. Da allora il ricordo di Matteo, che frequentava il centro della Fondazione Maria Assunta in Cielo, all'appuntamento c'erano tra gli altri il presidente Luigi Bardelli, non si è spento, anzi si è rafforzato, divenendo, grazie all'amministrazione comunale di Marliana, un segno. Il nome di Matteo adesso non sarà più dimenticato. Mio figlio è nato, diciamo, in questo comune e cresciuto in questa scuola. Dall'età di 5 anni è venuto a scuola. È stato un percorso molto doloroso per la malattia del bimbo, la disabilità che aveva. Gli hanno voluto tutti bene, è stata una morte improvvisa, nessuno si aspettava che questo bambino andasse via. Sono orgogliosa di questa cosa che è stata fatta, perché Matteo in questa scuola è sempre stato in prima linea. Lui è stato sempre ben voluto da tutte le insegnanti e da tutti i bambini, quindi questa è un'iniziativa bellissima. Doveva essere l'ultimo anno che Matteo era qui a scuola e faceva l'inserimento al centro Mike a Pistoia, però lui il suo cuore l'ha lasciato in questa scuola. Era un dovere, soprattutto nei confronti di questo bambino che ci ha fatto legare tutti a lui. Un bambino che aveva un sorriso sulle labbra, che diceva tutto, anche se le sue parole erano molto limitate, ma il suo sguardo e il suo sorriso dicevano tutto. Quindi per l'amministrazione comunale questa scelta è stata una scelta doverosa, non c'è altro da dire. Le persone non sono numeri, le persone sono importanti. In una buona scuola contano veramente i bambini speciali, le persone che hanno lasciato un contributo importante e che ci fanno sentire oggi migliori ricordandole. Questo è il caso. Matteo è stato tanti anni in questa scuola, quindi è diventato un po' il simbolo di come si possa fare un percorso dando in base ognuno alle proprie potenzialità, vedere l'evoluzione, vedere i cambiamenti.